ragazzi, buon pomeriggio da me, da lui. Che fai? Ti nascondi quando dico buon pomeriggio? Ma io ho la tecnica per farti venire fuori. Eccolo lì! T'ho fregato! Da me, da Cailone, buon pomeriggio ragazzi! Buon pomeriggio a tutti! Ma che bella sorpresa! Che bella sorpresa, ragazzi! Mi hanno chiamato in 6 per dirmi: Marco, qual è la sorpresa? Qual è sta sorpresa? Deve essere una cosa incredibile, l'ha detto lui, una sorpresa pazzesca! Adesso ve lo dico, però prima, come sempre, iscrizione al canale, pollicioni in su, tanti commenti, attiviamo la campanellina come sempre. C'è stato un piccolo tantan mediatico, partito da una testata di terza categoria, chiamiamola, che molto spesso scrive notizie non esatte, diciamo così per essere chiari. Testata con cui io ho collaborato, attenzione, quindi ve lo dico per certo. Non che io scrivessi cose inesatte, io scrivo solo di Milan, però molto spesso c'erano cose su cui non ero d'accordo, infatti per questo ho smesso anche di collaborare insieme a loro, perché non mi piacciono queste cose. Succede che su questa testata esce fuori di Moncada che al fine di Bologna-Milan avrebbe parlato con un tifoso. Il tifoso gli chiede, dopo l'autografo: Jeffrey, chi arriva in attacco? Sarà una bella sorpresa, risponde Moncada. Sarà una bella sorpresa. Intanto Kyle oggi sta impazzendo. Sarà una bella sorpresa. E poi viene riportata anche da qualche youtuber oggi. Non faccio nomi. Viene riportata da qualche youtuber oggi. Non è vero un cacchio. Non c'è nulla di vero. Lasciate perdere. Sapete che io odio la disinformazione. Non mi piace. Le notizie inesatte non mi piacciono. Anche perché io ho contattato chi dovevo per appurarmi la notizia. Ho mandato un WhatsApp. Ho detto: ma ti risulta che sia successa questa cosa? E mi hanno risposto: assolutamente no, non è vero. Jeffrey non ricorda di aver detto una cosa del genere, no? Cioè, dice di aver detto una cosa del genere. Quindi, anche perché non credo che si sarebbe sbilanciato in questo modo. Ma comunque, fondamentalmente, non c'è nessuna conferma da nessuna parte di questa cosa. Quindi è inutile star lì a pensare chi pensi che sia. Ma chi sarà mai questa bella sorpresa? Ma chi andremo a prendere? Ma quale attaccante faremo? No, fermatevi, resettiamo. Non c'è nessuna bella sorpresa, cioè, magari poi c'è la bella sorpresa, ok? Magari non è esattamente la sorpresa, che poi vuol dire mille cose. La sorpresa può essere Colombo che rimane, può essere Kylo che va a mettere... Kylo? Non gli frega niente oggi. Kylo che mette le scarpette e va a giocare, può essere le Chitiche, può essere il Broja. E a proposito di Broja, chiudendo il discorso del Fanta sorpresa, il Chelsea ha comprato Balogun. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il Chelsea compra Balogun. Il Chelsea non è più interessato a Vlahovic. La Juve non è più interessata a Lukaku. Il Chelsea non reputa più indispensabile appunto Broja. Quindi Ocho, perché negli ultimi giorni di mercato, quando arrivano i giorni del Condor, potrebbe davvero, per una strana concatenazione di eventi cosmici e astrofisici stellari, succedere che uno fra Broja o Lukaku possa veramente arrivare poi in rossonero. Anche se in rossonero Lukaku non è ben visto, e non solo da noi tifosi, per quanto riguarda la tematica comportamentale l'uomo, ma anche nello spogliatoio in tanti non lo vedono di buon occhio, e questo è vero, e questa è la verità. Non lo vorrebbero, anche perché non è stato esattamente negli ultimi anni simpatico col Milan e con i giocatori del Milan, è sempre stato uno a muso duro, uno che ha giurato il tuo amore eterno all'Inter, eccetera, eccetera. Beh, questo lo fanno un po' tutti, però chiaro che c'è un po' di problematica. E poi, sempre restando nel tema attaccanti, e non solo, vi parlo un attimo del discorso in uscita. Ci sono stati dei cambiamenti. Attenzione, perché Ballo Touré
rifiuta di andarsene. Ballo Touré non se ne vuole andare. E qui dovrebbe entrare in atto, secondo me, la dirigenza e fare qualcosa di importante. Ballo Touré non se ne vuole andare, mentre Origi, al contrario, cambia idea. Se ne vuole andare. Adesso ha deciso che se ne vuole andare. Origi finalmente ha capito che deve andare e se ne vuole andare. Quindi hanno invertito esattamente la parte. Adesso Ballo Touré non se ne vuole più andare, Origi se ne vuole andare. Insomma, sembra veramente di assistere alle comiche. Questo è frutto comunque di operazioni forse affrettate, contratti forse esageratamente lunghi. Io un'idea ce l'ho e la racconto a voi, poi mi dite voi cosa ne pensate, perché questo è anche un dialogare fra di noi. Visto che non se ne vuole andare, se proprio non riesci a monetizzare, non riesci a venderlo e questo si impunta, gli dai la quota dei 2-3 anni, quelli che sono, dello stipendio che gli manca, e gli dai il cartellino in mano. Si dovrebbe poter mettere questa regola, magari già si può fare legalmente, attenzione, perché questo è un contratto, magari rimangono 3 anni, per dire, a 2 milioni di euro l'anno, gli dai 6 milioni e il cartellino in mano. Chiaro che nessuna società vorrebbe perderci in questo modo, tutti si tenta di provare a venderli, però se arrivi a un certo punto, questo si impunta e non vuole andarsene, potrebbe essere una delle soluzioni. Se la società ha voglia di mettere economicamente, di sbilanciarsi in questo modo, potrebbe essere una delle soluzioni. Altrimenti potremmo fare anche i contratti di anno in anno, eh? Sarebbe anche questa una bella idea? Eh no, perché poi comunque i giocatori non li avresti legati a te, a parte che ormai nessun giocatore è legato in modo particolare, perché basta Halamalak dall'Arabia che ti fa un'offerta a un tuo giocatore che ha un contratto di 26 anni e gli dice: alla società ti do 200 milioni al giocatore, 40 l'anno, e anche se ha un contratto di 26 anni, questo piglia la valigia e ti dice: ci vediamo, me ne vado io. Quindi anche i contratti lunghi hanno la valenza che hanno il valore che l'ha, cioè lasciano il valore che hanno, perché alla fine possono valere sì sulla sicurezza di una società di non perderlo a zero, chiaro, ma di però comunque è rischioso, perché stavo pensando un'altra cosa che io farei, veramente si potrebbe fare, ma tutti dovrebbero farle, tutti i contratti di anno in anno. Se tutti facessero tutti i contratti di anno in anno, sai che casino verrebbe fuori. Però veramente questo discorso dei giocatori è imbarazzante, di quelli che non li vuoi più e che devono andarsene ma non vogliono andarsene, diventa veramente veramente imbarazzante. Vi chiudo col discorso Taremi. Perché attenzione, perché pare sia arrivata la voce che Taremi il Porto è disposto ad accettare 15 milioni di euro. Passa dai 20-22 a 15 milioni di euro. Un giocatore che scade l'anno prossimo, si è sforzato e sono scesi a 15 milioni. Succede però cosa? Che in questo momento il rapporto fra la tifoseria e la società è pessimo. Non hanno buoni rapporti. E la vendita di quest'anno di Taremi potrebbe scatenare dei seri problemi di distacco maggiore fra la tifoseria e la società. Quindi stanno pensando veramente che di lasciarlo andare in scadenza eventualmente, visto che tanto Taremi non vuole rinnovare, e poi comunque qualche società come il Milan potrebbe acquisirlo. Anche se, ripeto, io fossi il Milan, se non arrivassi a Taremi quest'anno lo farei già un preaccordo e l'anno prossimo me lo porto a casa a zero. C'è un giocatore che ha 31 anni. Qualcuno ha parlato anche di Benzema, ragazzi, attenzione, veramente. Io a me piace parlare di calcio realistico, di quello che sono le reali concrete possibilità, perché parlano di Benzema che non sta bene adesso dov'è, ha litigato con mezzo mondo, è incazzato, prende 90 milioni di euro l'anno, 90 milioni di euro l'anno, non se ne vuole andare, evidentemente ha capito che lì, con tutti i soldi che ti danno, intanto i primi 90 se ne è intascati, ossia, anche se via dopo 6 mesi se ne intasca la metà, 45, non è che proprio non starei esattamente male. Se ne vuole andare, non vuole più restare, eccetera eccetera, qualche tifoso sogna l'arrivo di Benzema, sogna, cioè io ti dico a te, sogna, perché Benzema non potrà mai arrivare a delle condizioni economiche che abbiamo noi in Italia. Noi siamo un po' i pezzentelli dell'Europa che conta a livello calcio, dell'Europa che conta, del calcio che conta. Siamo forse in ultima fila a livello di potenza economica, e forse in Premier se lo possono permettere un Benzema,
in Germania, non lo so, in qualche squadra francese come il PSG, punto, basta. Però Benzema ha un costo elevato, quindi togliamocelo dalla testa. E quello che so io, parlando sempre di attaccanti, perché ormai il focus è su quello, è che il Milan sta provando veramente con Ekitike, ragazzi. Ci sta provando, continua a provarci. Moncada si è fissato con Ekitike. Il focus è su Ekitike. Cosa ne penso io? Qualcuno mi ha chiesto, Marco, tu chi pensi che alla fine potrebbe arrivare? Io onestamente, per essere realistico, se il Milan volesse fare il colpo finale, visto che ormai i soldi sono rimasti quelli che sono, perché non ci sono più per fare un colpo esagerato, tenendo conto che il Milan è molto attento alla situazione economica, non vuole sforare, non vuole uscire fuori dai bilanci, vuole avere sempre un bilancio inattivo. Io dico che l'unica soluzione, se si arrivasse veramente alla fine, ormai manca 6 giorni, è veramente Jovic, ragazzi. È veramente Jovic perché ha un costo irrisorio. E Ekitike che sono 30 milioni, ragazzi. E non te lo danno in prestito con diritto, vogliono cederlo. Broja un po' meno, però comunque costa. Lukaku non ve lo racconto neanche. È vero che sarebbe un prestito magari con diritto con obbligo, però Taremi 15 milioni. Io non lo so, credo che il Milan non abbia in questo momento voglia di spendere tanti soldi per un attaccante. Tanto è vero che per Ekitike mi incarto pure io, per Ekitike, che ha tutti i nomi a codice fiscale, scusate, che è un giocatore che adora Moncada, si sta cercando di insistere per il prestito con diritto, perché l'obbligo includerebbe una somma praticamente versata, andrebbe a bilancio, mentre col diritto se ne parla l'anno prossimo, capite ragazzi? Questo è il discorso, e viene fuori a ovetto, a zero per quest'anno Ekitike, tranne lo stipendio che devi pagare, che sono 4 milioni, per cui il Milan ha chiesto anche una collaborazione del PSG al 50%, quindi sarebbero 2 milioni. Col decreto crescita non so se si può usufruire, se si paga lo stipendio a metà, non ho idea, però sarebbe un'operazione di basso livello. Se voi guardate, se voi state attenti e guardate questa cosa, quindi che il Milan punta Ekitike, ma a queste condizioni, capite che il Milan non vuole spendere più soldi, ok? E se non vuoi spendere più soldi e non arrivi a Ekitike, io vi dico per logica che secondo me una delle soluzioni potrebbe essere davvero Jovic. Potrebbe essere davvero Jovic. Jovic o in extremis posso pensare anche il Taremi, anche se è stupido pagare 15-20 milioni, anche se l'hanno fatto forse con Ciucu, non mi ricordo. Pagare comunque dei soldi così per Taremi, ma lasciamo stare, gli altri sono giovani. Taremi c'ha 30-31 anni, quello che è. Però, credo che il Milan non voglia più spendere più di tanto, e questo mi porta a pensare che l'attaccante sarà sicuramente un'opzione low cost. Ma se non arriva l'attaccante low cost, ce l'abbiamo già in casa, che è Colombo. Fate il caldo, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto vi auguro buon proseguimento di giornata. Vi voglio bene, ragazzi. Sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Noi ci sentiamo domani mattina per il coffee che ve lo do io con la mia vocina, e adieu.